contro il bullismo. Intanto, prima di lasciare la parola al preside, volevo ringraziare voi studenti, voi ragazzi, perché i protagonisti non sono né gli ospiti, né il dirigente La Bella, né noi docenti, ma siete voi. Io, in quanto docente, magari a nome dei colleghi che hanno iniziato con voi questa esperienza, vi ringraziamo perché abbiamo visto in voi tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, tanta voglia di seminare tanto bene. E volevo ringraziare anche in modo particolare la nostra psicologa Elisa Bonafede. Grazie Elisa che sei oggi qui con noi, che a breve diventerà mamma, e quindi grazie di essere oggi qui con noi. Lascio subito la parola al preside e poi ci saranno delle sorprese. Sono io. Sei tu la... No. E allora, intanto i ringraziamenti li ha già fatti il professore Cataudella, ma io volevo ringraziare in particolare il professore Cataudella, anche se sta scappando, perché ha dato il massimo del suo impegno per la buona riuscita di questo progetto. Quando siamo partiti lo scorso anno, sono stato chiamato dall'USR, dall'Ufficio Scolastico Regionale, e mi hanno chiesto: saresti disposto a fare da scuola polo per la provincia di Siracusa per un progetto sul cyberbullismo? Siccome noi già eravamo attivi e stavamo lavorando sul bullismo e cyberbullismo come scuola, evidentemente a Palermo hanno avuto sentore e ci hanno scelto. Non per gli atti di bullismo all'interno della scuola, ma per il lavoro che stavamo facendo già all'interno della scuola. Quindi io sono stato ben felice di accogliere questa proposta da parte dell'USR, e a maggior ragione quando ho scoperto che oltre alla nostra scuola erano coinvolte altre 8 scuole della regione Sicilia, l'Università di Palermo e Radio 100 Passi, sempre di Palermo. Penso che siamo arrivati ormai alla conclusione del progetto e penso che abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio di questo cammino, che è stato diciamo abbastanza lungo perché è durato quasi un anno. Avremo ancora un seminario conclusivo a Palermo, purtroppo non abbiamo potuto coinvolgere tutti perché i posti a Palermo sono abbastanza limitati. L'idea era quello di far svolgere il seminario conclusivo al Teatro Politeama e coinvolgere così la maggior parte delle scuole partecipanti all'iniziativa. Però purtroppo il teatro è impegnato in quei giorni, non l'hanno potuto concedere, per cui il seminario conclusivo sarà svolto all'interno di una scuola con i limiti delle aule magne. Anche noi abbiamo qui 190 posti e più di tanto non possiamo coinvolgere, purtroppo, altrimenti i vigili del fuoco ci bastonano, quindi solo per i posti autorizzati. Avrei coinvolto volentieri tutta la scuola, perché oggi abbiamo un ospite d'eccezione, che è il vicequestore, se non erro la dicitura, della Polizia Postale di Catania, il dottor La Bella. E diciamo che attraverso la Polizia Postale passano tutte quelle informazioni e quelle ricerche che vengono effettuate per quanto riguarda le comunicazioni in genere. Noi già abbiamo avuto in passato qualche piccola discussione tra di noi per quanto riguarda la comunicazione. Abbiamo visto che la comunicazione è indispensabile nella vita di ogni giorno, ma la comunicazione può avere anche le sue pecche, e quindi diciamo che possiamo attraverso la comunicazione scambiare, ma non scambiare soltanto le cose buone. Il bullismo e il cyberbullismo. Il cyberbullismo nasce dopo il bullismo,
che è un problema atavico all'interno soprattutto delle scuole, perché parte già dalla scuola media e poi noi ci ritroviamo ragazzi che assumono determinati comportamenti che non sono leciti. Ma ultimamente, grazie alla legge sul bullismo e cyberbullismo, è diventato un reato. E di questo ne dobbiamo prendere coscienza e dobbiamo dare attuazione alle norme. Io non mi voglio dilungare molto, anche perché non so la relazione che farà il vicequestore Labella, il dottore Labella, per cui non vorrei togliere le parole a lui, entrare nel suo discorso. E quindi ho il piacere di presentarvelo e ascoltiamo la sua relazione. Grazie. Preside, prima di, diceva dottore Labella, prima di passare la parola a lui, i ragazzi, siccome poco fa dicevo i protagonisti sono loro, per far conoscere il progetto, per fare conoscere l'esperienza, i ragazzi volevano così informare il dottore Labella, la Polizia Postale, volevano informare i genitori e anche il commissario Aurilio del commissariato di Avola che cos'è stato questo progetto Cyber Angels. Quindi loro hanno preparato dei momenti, i quattro peer che sono loro, un po' quelli che hanno guidato le discussioni all'interno del gruppo. Però prima di lasciare la parola a Livia, noi volevamo celebrare un piccolo momento. Noi volevamo, grazie a Francesco che è qui anche, che ringrazio al pianoforte, ascolteremo un brano musicale e rimarremo in silenzio. Vogliamo fare un minuto di silenzio per ricordare Carolina, che è la, diciamo ufficialmente, la prima vittima di cyberbullismo. Vogliamo ricordare lei e tutti i ragazzi, tutti i giovani che purtroppo, ahimè, non ci sono più e che sono state vittime e sono ancora oggi vittima di bullismo e di cyberbullismo. Quindi Francesco a breve suonerà, e lo ringrazio, un brano musicale e facciamo adesso questo minuto di silenzio. Quindi vi prego di, se volete, restate seduti perché vedrete anche un'altra cosa. Quindi possiamo iniziare questo minuto di silenzio, grazie. Allora, le due frasi che i ragazzi hanno deciso di scrivere su questi striscioni sono il coraggio è fuoco, il bullismo è fumo, non è grande chi ha bisogno di farti sentire piccolo. Questi due striscioni li metteremo all'ingresso del liceo scientifico e del plesso centrale, così sarà visibile a tutti questo modo di pensare
che la nostra scuola deve essere coraggiosa nell'affrontare tanti fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. Questo è uno slogan che loro hanno scelto e che noi abbiamo voluto mettere su questi striscioni. Trovate anche giù anche il link dove i nostri ragazzi, i giovani, i vostri figli, quindi ringrazio anche i genitori che oggi sono qui, possono collegarsi in questa Bull Box e scrivere in forma anonima qualunque cosa. Sarà il preside e la mia persona a leggere questi messaggi ed è un modo per chiedere aiuto. Infatti i ragazzi hanno voluto che si scrivesse anche sullo striscione "chiedi aiuto", perché bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto alle istituzioni, alla scuola, ai genitori, e quindi insomma resteranno tutto il tempo, ecco, del mese di novembre e dicembre attaccati questi striscioni all'ingresso della scuola. Quindi grazie ragazzi ancora. Adesso la parola a Livia. Il progetto Cyber Angels è un progetto a livello regionale che ha coinvolto 9 scuole superiori siciliane, fra cui la nostra. All'interno della nostra scuola sono state individuate l'anno scorso 4 classi, ovvero seconda B e seconda C del liceo e seconda A e seconda D dell'Eno. Abbiamo fatto una serie di incontri pomeridiani durati circa 3 ore e in alcuni di incontri siamo stati divisi seconda B insieme alla seconda D dell'Eno e seconda C con la seconda A dell'Eno. Gli incontri sono iniziati ad aprile per la durata di tutto l'anno 2017 e durante questi incontri abbiamo svolto diverse attività in cui ci siamo confrontati approfondendo il tema del bullismo e del cyberbullismo. I nostri tutor, tra cui la dottoressa Elisa Bonafede, il prof Gaudadella e alcuni docenti delle singole classi, si sono formati durante un incontro a Caltanissetta durante un'intera giornata in cui c'è stata la presenza di alcuni genitori. A loro volta ci hanno formati, sensibilizzandoci sull'argomento, per riuscire a creare in seguito delle attività per le classi seconde in modo da educarle sul fenomeno. Ogni classe ha creato attività da far svolgere ai ragazzi durante 3 incontri, dura di 1 ora ciascuno, per trattare da più vicino il tema. Alla fine di questi incontri, il 29 novembre, andremo a Palermo per il convegno regionale di restituzione dell'esperienza del percorso formativo, dove incontreremo tutte le scuole che hanno aderito. È stata creata una pagina sul sito della nostra scuola chiamata Bull Box, in cui chiunque, in modo anonimo, può segnalare il fenomeno. Il messaggio sarà letto solo ed esclusivamente dal prof. Cataudella, che si abiliterà con i docenti e il dirigente a provvedere per la risoluzione del problema. Adesso vorremmo presentarvi un video di un ragazzo 21enne di Castelforte che comunque ha deciso di lanciare un grido contro il bullismo e di fare, siccome lui ama molto la musica e vorrebbe diventare un batterista, ha deciso di fare una canzone in cui personalmente mi hanno colpito 2 frasi. Sai, ci sono anch'io a questo mondo, servo pure io e siamo diversi tra di noi. Ciao ragazzi, sono Marco. Ho scritto questa canzone per cose poco belle che mi sono successe. La gente è proprio strana e vi dico che siamo tutti diversi tra noi, con pregi e difetti. È ora di dire stop al bullismo. E sai, ci sono anch'io a questo mondo. A questo mondo servo pure io, servo pure io. Guardami, ascoltami, anche io provo dolore, provo emozione, anche io provo l'amore. Sai come ci si sente, 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 se ti fanno capire che non servi proprio a niente. E io dico no, no, no. Ci sono anch'io a questo mondo, servo pure io, servo pure io. E sai cosa ti dico? Che il mondo fa schifo, schifo, schifo. La mia diversità è la mia qualità. E se questo tu non sai, amico me lo sarai. Mai, mai. Sai cosa mi chiedo? Chiedo, chiedo.
credo. Dove sarò domani? Dove sono i miei piani? Dove saranno i miei sogni? Sogni, sogni. Tendimi le mani, tendimi le mani. Non giudicare il mio corpo, anche se è un po' storto. Io abito qua, ma differenza non fa. Anche perché tu non sei uguale a me, se mi aiuterai, tu diverso non sarai. Guardami, ascoltami. Anche io provo dolore, provo emozione. Anche io so dare amore, amore, amore. Non sfruttami, dai, non sfruttami mai, mai. Io ho bisogno oggi, oggi. Siamo diversi tra noi, siamo diversi tra noi. Tendimi le mani, non giudicare il mio corpo, anche se è un po' storto. Io abito qua, abito, ma differenza non fa. Ci sono anch'io a questo mondo, servo pure io, e sai cosa ti dico? Che il mondo fa schifo. La mia diversità è mia qualità. E se questo tu non sai, amico mio, non sarai mai. Buongiorno a tutti, vi rivolgo il più cordiale benvenuto e vi ringrazio di essere qui. Un particolare ringraziamento al dottor Labella, al nostro dirigente scolastico, al professore Causadella e ai relatori presenti, agli insegnanti, agli alunni e tutti coloro che sono qua con noi. Nel corso di questa giornata professionisti e esperti si alterneranno in un confronto riguardo al tema del cyberbullismo, volto a mettere in evidenza non solo le cause, le conseguenze, ma tutti i fattori resti connessi, dall'uso responsabile della rete, dagli aspetti legali, alla necessità di attivare percorsi di prevenzione. Per prevenire questi fenomeni è molto importante favorire la comunicazione tra genitori e figli, per far sì che siano liberi di parlare di ciò che gli accade, sia in famiglia che a scuola. Le conseguenze del cyberbullismo sono psicologiche. La sofferenza percepita da un soggetto e un altro viene espressa in modo diverso a seconda degli individui interessati. Può avere gravi effetti sull'autostima, sulle capacità relazionali e affettive, sull'identità personale, con ripercussioni anche gravi sui risultati scolastici, oltre all'insorgere di stati d'ansia e depressione. Per far sì che questo non ci perseguiti, è consigliabile cambiare l'utilizzo di poste elettroniche, evitare il sito o la chat dove c'è il precursore, ma soprattutto parlarne con i genitori. Nei casi più gravi si può anche segnalare il cyberbullo alla polizia postale o ai carabinieri. Il nostro messaggio è: cyberbullismo, difendersi si può. Noi crediamo nel progetto del bullismo e cyberbullismo. Crediamo che sia indispensabile dare voce a tutte le vittime innocenti che per cause banali praticano atti di bullismo che lasciano cicatrici permanenti. Crediamo che non sia giusto arrivare a tale brutalità. Noi da vittime non riusciamo a stare con le mani in mano, vorremmo fare qualcosa ma non sappiamo come farlo. Vorremmo dare voce alle persone che per paura si nascondono e non cercano la relazione con gli altri. Vorremmo far capire ai bulli che il dolore e la sofferenza che hanno provato sulla loro pelle non devono infliggerla agli altri, perché sono delle persone come loro, con dei sentimenti e soprattutto un cuore. Noi combattiamo e combatteremo sempre per ottenere uno spiraglio di sole. Questo è il nostro obiettivo, complicato, ma siamo consapevoli che sensibilizzare i ragazzi a un uso corretto degli strumenti del web possa fornire gli strumenti operativi su come riconoscere il fenomeno e difendersi da esse. Diffondere una buona conoscenza al fine di far comprendere ai ragazzi che gli effetti del proprio agire possono essere causa di gravi danni psicologici fino a conseguenze dall'esito funesto rientra nella visione delle forze dell'ordine. A tal proposito passo la parola al dottor Labella, che cercherà di sensibilizzare i ragazzi fornendo gli strumenti operativi per difendersi da tale fenomeno.
timbro di voce molto forte. Grazie a voi invece di avermi invitato, di solito ricevo molti ringraziamenti e mi fanno piacere, è chiaro. Ma in situazioni come queste devo dire invece ringrazio io tutti voi. Al di là delle piaggerie, qui ho trovato una realtà molto bella. Nei pochi momenti che il preside, il professore Cautorella mi hanno fatto vedere e mostrato alcune delle realtà oltre questo progetto, devo dire che questi momenti rafforzano alla fine la mia volontà, la passione con cui io faccio il mio lavoro, perché è indubbio che i giovani sono il nostro futuro, non è una frase fatta, è così. E nell'ambito ovviamente che ci riguarda, il bullismo, il cyberbullismo, cyberbullismo per la parte nostra, devo dire siamo molto avanti ed è una bella cosa, quindi grazie, grazie ancora e complimenti chiaramente. Io più che una relazione canonica, io ovviamente non faccio il docente, dico sempre, da sempre ho avuto una grossa fortuna, ho fatto il lavoro che da piccolo volevo fare, lo sbirro, scusami collega, io amo questa, in senso bello però chiaramente, quindi faccio il poliziotto e proprio come poliziotto io sento anche la necessità di illustrare, di raccontarvi a voi alcune esperienze. Quindi io non starò qui ora a raccontarvi esattamente che cos'è il cyberbullismo, già l'avrete fatto, è chiaro, lo sapete forse anche meglio di me. Ma delle esperienze anche vissute e dei momenti di riflessione su alcuni elementi che riguardano questo mondo di internet che sono certo vi saranno utili. Voi tra l'altro siete coloro che dovrete portare ad altri l'esperienza e questo per noi è essenziale. Vedete, nulla di buono si fa se non si gioca in squadra, dico sempre io. E allora iniziamo da un paio di informazioni. Che cos'è questa immagine qui dietro? Ieri ero davanti a 400 ragazzi di un istituto di Giarre, tra l'altro informatici, eppure non lo sapevano. Se vado nelle scuole primarie, e ci vado, ovviamente ci andiamo, i bambini lo sanno. Che cos'è? La? Che ha detto? No? Palline, sì, il gioco di Shanghai. Qua presi da parte tutte e due, Shanghai qua non vengono, sono tutti giovani, quindi non sanno che cos'è. C'è anche Shanghai online comunque. Beh, questa è la rete. Questa è la rappresentazione semplificata, ovviamente in sintesi, della rete internet. Cioè, ma perché ce la sta facendo vedere? Perché dovete sempre ricordare e non dimenticare mai che due concetti sulla rete sono diversi rispetto al mondo come noi lo conosciamo tutti i giorni. Lo spazio e il tempo. Questo ci dà la prima informazione, lo spazio. Su internet non ci sono confini. Quando voi siete online e dite io mi trovo oggi ad Avola, ha poco senso, forse ce l'ha un po' di più per la polizia per andarla a beccare dove si trova, però per il resto no. Di recente chi è stato negli Stati Uniti? Nessuno è stato negli Stati Uniti. Oggi chi ha fatto un post su Facebook, ha dato una guardata su Facebook? Avanti, non è reato, tranquilli, io sono tutti anziani, non è reato, ci potete andare, c'è stato, ecco. Oppure, vabbè, una cosa molto più immediata, chi ha scritto su WhatsApp? Collega, anche tu scommetto. Ebbene, quasi tutti siamo stati i nostri dati, le nostre immagini, i nostri scritti o il nostro video si trovava fisicamente negli Stati Uniti. Perché ricordate che ogni dato che voi postate, immettete su Facebook, ad esempio, si trova a Palo Alto, in California, negli Stati Uniti. Quindi vedete come si è abbattuto lo spazio. È unico.
confini non ce n'è. Ricordatelo perché è importantissimo questo, soprattutto per il cyberbullismo. Due, il tempo. Noi diciamo la rete non dimentica. Certo, se non deve dimenticare delle cose buone è bello. Se la rete non deve mai dimenticare il progetto che parte qui da Avola sul cyberbullismo, Cyber Angels è bello. Ma se la rete non deve dimenticare qualcosa che ci danneggia, una cosa banale, una diffamazione. Sapete cosa sono le diffamazioni, no? Dire l'ingiuria però portata a una platea più vasta di persone. E quella allora è un problema. Perché se vogliamo togliere qualcosa che ci danneggia, tutto diventa difficile su internet. Il diritto si dice all'oblio, cioè a che una qualcosa che ci produce un danno sia dimenticata, un'offesa che ci riguarda sia comunque dimenticata, perché se digitiamo Marcello La Bella non dobbiamo trovare nelle prime postazioni del nostro motore di ricerca quell'informazione brutta. È possibile? È difficile. Voi avete studiato la nuova legge sul cyberbullismo? Non vi sto interrogando, ma tranquilli, rilassati. Già la vedevo un panzano, si dice. Tranquilli. Dite sì e poi. Sì, sì. La nuova legge sul cyberbullismo, proprio nei primi articoli, la legge 71, che cosa dice? Che c'è la possibilità, anche per chi ha già compiuto 14 anni, quindi praticamente tutti. Tutti voi, c'è qualcuno che ha meno di 14 anni qui? No, allora sono andata a occhio bene, possa fare un reclamo al sito o anche al garante della privacy se c'è qualcosa di bullismo che lo riguarda su internet, affinché sia cancellato, sia tolto. Ma questo è possibile? Beh, ci proviamo, è chiaro, però non è che è così immediato, non è che è così semplice. Poi quando cancellate qualcosa su Facebook, parliamo sempre di Facebook che ovviamente è quello conosciuto, ma un po' i social funzionano così, anche gli altri. Voi siete sicuri che quell'immagine, parliamo di immagine, una foto, sia scomparsa? Magari nel frattempo qualcuno l'ha condivisa, o magari qualcuno se l'è archiviata e la farà uscire dopo qualche giorno, o l'ha condivisa in reti. Qua si parla di peer education, no? Delle reti peer-to-peer, un'altra cosa, molto simile, ma funziona. E lì come la togli? Quindi vedete la difficoltà oggettiva. Tempo e spazio. Ricordatevi sempre questi due elementi, perché sono gli elementi che alla fine rendono grave online qualsiasi tipo di reato. E però la nostra preoccupazione è maggiore, perché online, ci stanno loro. Ora, questa vignetta fa sorridere, no? Nascono già col telefono in mano, ma siamo lì. Voi vi credete nativi digitali? Voi siete nativi digitali? Già siete anziani digitali. Dice, ma come, io ho 14 anni, ma chi sta dicendo? Ma è così. Dalle nostre indagini, dalle nostre attività nelle scuole, vi posso dire che si accede sempre prima ai servizi internet a un'età sempre più piccola, 7-8 anni. Vedete, io ho un palcoscenico da questo punto di vista molto privilegiato, perché oltre a fare un lavoro che sapete tutti, nella polizia, in questo reparto della polizia di Stato che si chiama Polizia Postale, sono anche papà. Quindi essendo papà ho anche i doveri che dovrei averli, perché poi vi racconto un paio di cose, dice, ma capitano a lui, capitano anche a me. Ho un figlio di 19 anni e uno più piccolo, ne ha 10, ma naviga da quando aveva 8 anni, 7 anni. Perché ovviamente, questo lo dico agli adulti, mai negare le potenzialità di internet ai propri figli, ai propri nipoti. È un momento di crescita. Quindi vedete, voi già siete un po' vecchi, perché un bambino di 7 anni, chi ha fratelli e sorelle, lo sa, no? È vero o no? Dammi lo smartphone e già ci va a intuito. Però chiaramente
gli manca che cosa? Manca anche a voi, non vi credete? La responsabilità e la piena consapevolezza, cioè conoscenza. Internet, un aggettivo per definirlo bellissimo, l'ha usato il capo della polizia in un convegno in cui ero insieme a lui, è veloce. Internet è veloce e noi siamo veloci. Poi ditemi la verità, quando ci avete questo affare nelle mani, pensate esattamente a ogni movimento meccanico che state facendo? Premete, andate, guardate e magari scrivete già di botto. Tanto che alcuni servizi stanno pensando alla possibilità, WhatsApp già l'ha lanciata, di cancellare il messaggio. Lo sapete, no? Perché dice magari è scritto una oppure ho sbagliato indirizzo, posso ritornare indietro, perché c'è questa, è veloce. E però ci manca questa consapevolezza, i bambini non ce l'hanno, voi ce l'avete in parte. Ed è un problema serio di sicurezza, tanto che la polizia da tempo, ormai da anni, con questo ufficio ha pensato a garantire sicurezza ai ragazzi, perché è un problema serio. Perché vedete i rischi alla fine, dice ma quali sono i rischi su online? E si parla sempre della pedofilia, ma la pedofilia è nata con internet? Voi sapete che è un pedofilo, no? Se non lo sapete il progetto lo cancelliamo, eh? Chi è un pedofilo? Avanti, tu che sei bravo, allora interroghiamo. Dice sempre sì. Chi è un pedofilo? Diciamo sono persone che comunque a cui piacciono i bambini piccoli. Piacciono? A me piacciono i bambini piccoli. Sono pedofilo senso, secondo voi? In senso perverso. In senso... Diciamolo con i... Voi siete già grandi, diciamo, siete ultra quattordicenni. Sono attirati da... No, no. No, no. Dai bambini piccoli. Sono attratti... Io sono attratto da un bambino, ma sono un pedofilo? No. Bravo. Oh... Sono attratti sessualmente. E state tranquilli che non è il lavoro che fa quello che distingue un pedofilo. Poi siete sicuri che io non sia pedofilo? Bravo, qualcuno ha fatto. Comunque non lo sono, è chiaro. Ma non è la divisa. Sarebbe grave. Lo so, però. Bisogna dare un segnale, nel senso di dire non è la divisa, il lavoro, perché noi lo scopriamo nelle nostre indagini, gli insospettabili, ecco, chiamiamoli così. Ma ecco lui ha tratto, con internet sono nati i pedofili, no, c'erano anche prima, però chiaramente con internet hanno avuto uno strumento pazzesco, sempre per quei motivi che vi ho detto prima, il tempo e lo spazio. Con internet hanno la possibilità di adescare in un mare immenso, non nella piccola cittadina, in un mare immenso. Io sono stato, ogni anno vado al Festival del Libro che si svolge qui a Noto, Vola Libro, e ho chiesto l'anno scorso, no, 2 anni fa, a una ragazzina, ora non ricordo se fosse di scuola media, comunque era infra 14 anni, meno di 14 anni. Si parlava di Facebook. Tu quanti amici c'hai? Chi ne ha di più? Io ne ho 500. Io ne... È arrivata una ragazzina, ne aveva oltre un paio di migliaia, 2000. Ho detto, ma tu, dico, sì, sono miei amici. Dove era questa ragazzina? Di qua, di Avola. Me lo ricordo bene. Io penso che qualche migliaio di quell'età, forse non lo so se ci sono ad Avola tutti questi 3.000 bambini di quell'età, ci saranno, ma comunque, ma tu li conosci tutti? No. E di dove sono? Boh. Hanno accettato la mia amicizia, sono diventati amici miei. Sono amici? Sono contatti. Però con internet ha avuto questa possibilità esplosiva. Dicono di avere un contatto che magari sta dall'altra parte del mondo. Così i pedofili hanno la possibilità di adescare in un mare magnum. Magari in quei 3.000 contatti di questa ragazzina di Avola c'è qualche pedofilo, qualcuno che si finge bambino, ragazzo, per adescare. Non so chi di voi ha letto la notizia, 2 settimane fa noi abbiamo arrestato un trentenne di Roma
che aveva adescato un ragazzino di 13 anni tramite la PlayStation in provincia di Siracusa. Quindi un ragazzo, il paese non è lontano da questo. I genitori ci hanno chiamato, sono venuti a Catania, abbiamo fatto le attività, abbiamo trovato sto trentenne che si fingeva una bambina di 12 anni, Giorgia. Il ragazzino... Dice Giorgia. Beh. Giorgia. Ci ha mandato qualche foto carina, 30 anni. Maschio. Ora... Qua sicuramente ci sono ragazzi che stanno pensando, io sto giocando online con una ragazzina di 13 anni. Stiamo attenti. Dovete essere, cosa diceva la vostra compagna, responsabili. E i luoghi rischiosi, quindi vedete i rischi, sono tutti. C'è di tutto online. Ovviamente non c'è solo il cyberbullismo, vedete quando si parla di cyberbullismo. La legge non ha detto il cyberbullismo è reato, perché ogni condotta del cyberbullismo è reato. Certo, ci ha messo anche l'ingiuria che è stata depenalizzata, ma quello è stata una gaffa legislativa. Diffamazione, prendere l'identità di un'altra persona. Alzi la mano chi di voi... Qua sono tutti seri, Presidente, qua stiamo segnando. Chi di voi ha mai creato un profilo fake? Secondo Guarda, alla faccia già sto vedendo un sacco di voti. Nessuno. Fake, falso, chiaramente. Bene, io però non mi vorrei trovare nella stessa condizione che appena finiamo e il professore Cautarella mi accompagna a mangiare i biscotti. Anche lei, Preside, se vuole. Qualcuno mi avvicina, come è capitato l'anno scorso al liceo catanese, e mi dice, senti, mi è piaciuto il suo intervento, io però le volevo dire un'informazione che non ho capito bene. Sa, io devo fare una festa, era febbraio, sto organizzando un party, era carnevale, periodo di carnevale, una festa. In questa festa... io volevo invitare una ragazza di un'altra classe che mi piace assai. Ancora non avevo capito dove voleva parare. Però io penso che a lei piaccia un mio compagno di classe. E allora io volevo crearmi un profilo su Facebook a nome del mio compagno di classe, contattarla sempre in merito a questa festa e capire lei. Gli ho detto, scusa, ma non hai capito niente tu di tutto quello che ho detto. Non lo puoi fare, è reato, è sostituzione di persona, al di là degli aspetti morali, è reato. Ma io glielo giuro, lo faccio per mezza giornata, poi lo cancello. Ma lei mi trova, ti sto trovando adesso, gli ho detto. Non si può fare. Quindi ragazzi, non mi fermate a farmi queste richieste, queste informazioni. È reato, non si può fare. Quindi vedete, i luoghi rischiosi e le condotte sono le stesse. Io scusi se me lo vuole chiedere lei. Sì. No, volevo dire soltanto, i ragazzi di oggi usano poco Facebook, però Facebook ha attivato nei giorni passati una funzione pericolosissima, che è amici vicino a te, per cui un pedofilo o qualcuno che vuol sapere dove si trova quella persona, grazie a Facebook la può rintracciare e vedere se sta in quest'aula o accanto. Quindi non attivate questa funzione, vi prego, perché siete rintracciabili. Soprattutto se avete amici che non sono amici ma soltanto contatti su Facebook. È una funzione pericolosissima. Io non gliel'avrei fatta attivare. Fosse solo quella la funzione che dice il Presidente. Ma questa è proprio... Anche se io, è assolutamente come dice il Presidente,
Ma a questo io aggiungerei anche il fatto che magari i pedofili non hanno necessità nemmeno della localizzazione, perché pubblicano talmente tante di quelle informazioni, foto, immagini, video di tutti i generi, che non c'è bisogno manco della localizzazione. C'è scritto tutto, si vede tutto. O no? Quindi, e poi credetemi, io che da oltre un decennio purtroppo ci lavoro, noi svolgiamo un'attività che si chiama, siamo l'unica forza di polizia che lo può fare, che si chiama agente sotto copertura, cioè noi con autorizzazione del magistrato possiamo fingerci pedofili, possiamo fingerci ragazzini per identificare i reali pedofili. E vi posso dire una cosa, i pedofili online sono molto intelligenti, hanno una capacità anche nell'utilizzo dei media, degli strumenti efficacissima, sono subdoli proprio perché sfruttano la loro intelligenza ai fini del male, quindi, e hanno una capacità di net searching, di capire l'altro. Qua ci vogliono gli psicologi, devono scendere in campo. Noi siamo stati anche in parte addestrati, io sono stato a Pisa a fare un corso, molte cose ovviamente le ho imparate, ma riescono anche, ecco, la capacità introspettiva, capiscono i problemi degli adolescenti, ci entrano dentro. Quindi non è una cosa banale, ah, si fingono così, ti metti a giocare, no, riescono a capire come diventare tuo amico. Sono subdoli, è chiaro. I luoghi, dice, ma quali sono i luoghi rischiosi? Ma io mi permetto di dire, i luoghi sono tutti. I genitori mi chiedono sempre, sempre, è una costante, ma WhatsApp è pericoloso? Io dico, tutto è pericoloso, niente è pericoloso. Ah, ma su WhatsApp si vede chi è e chi non è? Sì, ma noi abbiamo tantissimi casi di adescamento, di cyberbullismo su WhatsApp. Ma non è uno strumento utile? Certo che è utile. Usato bene, come servizio per comunicare, per condividere. Sul cyberbullismo sappiamo che cos'è, ma riflettiamo poco però sui paio di elementi che vi ho mostrato subito, cioè sul fatto che non c'è lo spazio e non c'è il tempo. Quindi un danno, perché la legge non parla del bullismo, quella nuova, la legge parla solo di cyberbullismo, perché il fenomeno grave, il bullismo c'è sempre stato. Presi, ai tempi nostri c'era il bullismo. Io sono stato bullizzato in tutte le maniere. Scherzo. Ma non perché sia bravo io, ma perché sono stato fortunato nel crescere con compagni in cui in classi che non c'erano questi episodi, ma in altre si realizzavano. E attenzione, voi lo sapete, è bullo anche chi assiste. Ma il cyberbullismo è molto più grave, per una serie di elementi facili da capire. Vi ho detto prima, spazio e tempo. Un bullo aggredisce in una classe qualcuno, magari il fenomeno è brutto, è da condannare, da denunciare, ma è lì. Se lo stesso episodio viene ripreso e viene messo online, la vittima è vittima ogni momento. E non la vede solo la classe di Siracusa, di Catania, di Avola, la vede tutto il mondo. E la vede per quanto? Magari per sempre, il diritto all'oblio. E allora è molto più grave. Due, noi che ormai purtroppo, devo dire, e speriamo che ci sia un decremento, ogni giorno siamo costretti a intervenire su situazioni di cyberbullismo, è bullo e cyberbullo chi magari non sarebbe bullo. Non so se avete letto, qualcuno di voi ha letto un episodio recente inquadrato nel cyberbullismo, ma è un po' differente, ma vi dà il segnale delle cose. Un ragazzo di appena 15 anni nell'ultima festività gatine di Sant'Agata è critico nei confronti dei devoti di Sant'Agata. Su Facebook dice una cosa critica, dei devoti, verso i devoti.
si è scatenato l'inferno, per usare un termine sempre religioso, contro di lui. È stato aggredito in maniera violentissima sui social. Hanno creato dei gruppi WhatsApp, sono riuscito a sapere anche il suo numero, sui gruppi di WhatsApp contro di lui, ma non solo con offese, con minacce di morte. È stato aggredito fisicamente davanti alla Villa Bellini perché qualcuno l'ha riconosciuto. Noi abbiamo individuato tutti, violenza, minacce gravi per le aggressioni, la violenza, diffamazione, tutti denunciati, tutti minori tranne due che erano appena maggiorenni. La procura dei minori se ne sta interessando. Sapete cosa ci dicevano quando noi interrogavamo? Ma io che cosa ho fatto? Vabbè, ma era... Ma altri l'avevano, perché poi una catena di Sant'Antonio, no? Tu dici una cosa e l'altro ti segue. Vabbè, ma lui aveva offeso Sant'Agata, non... Ma in modo così non avevano il senso... Ecco, c'era un abbattimento del senso di colpa. Non ho fatto niente. Ma io ho commentato, non riuscivano a capire nemmeno l'entità del fatto, che ha portato poi altri... appena l'hanno riconosciuto, ad aggredirlo. E allora è cyberbullo chi magari non sarebbe bullo, per questo la vastità del fenomeno. E poi infine qualcuno pensa di essere anonimo, e i ragazzi sanno. Ieri, incontrando colleghi vostri, c'era chi navigava con VPN, chi con Tor, sanno come anche gli strumenti per l'anonimizzazione. Ma guardate, l'anonimato è potenziale, come dico sempre io. Perché poi qualcuno commette degli errori e comunque ci si arriva poi a beccarli. Questo potenziale anonimato, tipo ASC, no? Avrete la senatrice Ferrara, vi parlerà anche della sua, di Carolina Picchio. Carolina era stata anche offesa su ASC. Qualcuno pensa che magari su ASC metto un nick, un nome di fantasia e sono anonimo. No, diciamo un'altra cosa, non è visibile la tua reale identità, ma ci si può risalire. Quindi l'anonimato, ma questo fa crescere il numero. Vabbè, metto un nome e ce la sparo io, lì. Io vi dico una cosa, cosa fare nei gruppi, voi ve lo siete detti, no? Noi di recente abbiamo lanciato un'app, ora sarà operativa poi da febbraio anche a Siracusa, tre città sono state scelte, Roma, Milano e Catania, perché sono le città in cui la polizia postale è riuscita a stringere con le scuole il miglior legame per numero di incontri, per progetti, eccetera. Si chiama Youpol. Questa app che voi potrete scaricare, Youpol, è un nome, tu polizia, è un modo, è un'app con cui si possono segnalare anche in maniera anonima, quindi dice, episodi di cyberbullismo o anche di spaccio di stupefacenti. Voi vedete qualcosa, vedete l'app, nome, indicazioni varie per l'identificazione, un clic e arriva alla polizia. Poi se la vede la polizia, voi siete fuori. È un modo, credo, immediato per cercare di fare qualcosa, per non voltarsi dall'altra parte. Le cose, io dicevo prima, non si può essere spettatori. Bisogna evidenziarle. È brutto, forse il termine, il verbo denunciare vi mette paura. Allora io di solito invece di denunciare dico segnalateli. Un'email, una telefonata... È facile segnalarli, però non siate mai spettatori, perché in questo mondo più tardi si agisce e peggio è. È veloce, ve lo dicevo io, poi non si blocca. E proprio sul fatto che non si blocca, vi devo parlare di una cosa grave. E vi racconto un fatto accaduto, grave. Che cos'è il sexting? Come? Mandate via. A sfondo sessuale.
sexting, la crasi, l'unione di due termini, sex e texting, e lo scambio, in teoria per texting di messaggi, ma poi in pratica di immagini o video dal contenuto erotico sessuale. Qualcuno fa sì. Quando lo fanno gli adulti, il problema si pone, ne ho parlato anche nell'ambito della violenza sulle donne, ma per gli adulti si apre un altro capitolo. Per ora parliamo dei ragazzi minori. Con i minori si pone un problema legato alla pornografia minorile. E io mi piace sempre interrogarvi che cos'è la pornografia minorile. Perché bisogna essere chiari, gli insegnanti e gli adulti spesso non lo sanno che cos'è la pornografia minorile. E poi si pongono tutti i problemi legati all'obbligo per gli insegnanti di denunciare, che non è molto chiaro alcune volte, vero Presidente? Non è molto chiaro. C'è un obbligo, sono pubblici ufficiali, devono segnalare immediatamente tutti i fatti reati di cui vengono a conoscenza. E sulla pornografia minorile è un reato d'ufficio, si deve segnalare immediatamente. Ma che cos'è sta pornografia minorile? Le immagini a sfondo sessuale di minorenni. Le immagini a sfondo sessuale di minorenni. Usiamo la legge, partiamo dalla legge, così non ci sbagliamo. È la rappresentazione grafica, quindi immagini, video, che vedono coinvolto un minore, almeno un minore chiaramente, i rapporti sessuali. Ma la legge va ancora più avanti, quindi non è solo un minore coinvolto in atti sessuali, minore tutti coloro che hanno meno di 18 anni, ma la legge va ancora più avanti. Anche la rappresentazione, quindi l'immagine degli organi sessuali di questo minore. Quindi, per capirci, un selfie nudo di un minore è pornografia minorile. Perché molte volte dice, ma non stava facendo sesso, è un'immagine di un bambino nudo. Può essere pornografia minorile. Ragazzi da soli, alcuni. In che senso da soli? È pornografia minorile, certo, un selfie. E io vi racconto la storia di un selfie. Lei ha 12 anni, va in seconda media ed ha una delle prime storie, stavo dicendo d'amore, sentimentali, con un ragazzo un po' più grande, 15 anni, primo liceo, secondo liceo. Questo ragazzo, la storia è agli inizi, la sera WhatsAppano tra di loro, si scambiano tutti i messaggi, le faccine, i cuori, tutte quelle cose che voi conoscete. Una sera lui gli chiede la domanda che, principe, no, ma tu mi ami? E lei, sì, ma quanto ti amo? Da morire. Sì, era infatuata, era bella questa storia. E a un certo punto lui gli dice, sì, mi dai una prova del tuo amore, che cosa vuoi? Ti fai qualche foto e me la mandi? Lei, no dai, io mi vergogno, non l'ho mai fatta, giustamente, una bambina di 12 anni. Dai, lascia stare, poi domani ci vediamo. No, tu non mi vuoi dare una prova d'amore. Sai, altri le hanno fatte con altre storie, un altro tizio l'ha fatta, gliel'ha mandata, quella sì che lo ama veramente, allora tu niente, bloccata. Voi sapete che bloccare su WhatsApp è come dire, con te non ci voglio più niente a che fare. È già uno dei primi step del cyberbullismo, escludere dal gruppo virtuale. E la ragazza, che era infatuata, la bambina entra in ansia, ne parla con le amiche, un po' come siete voi. Dice, ma mi hai chiesto sta cosa, ma come faccio? No. Ma dai, ma fagliela, digli che poi le cancelli, che te ne frega, poi le cancella. Ma io, dai, ti metti davanti allo specchio. E gli dicono, io l'ho fatto una volta, dai. La ragazza gli manda un sms a questo ragazzo. Sì, ancora funzionano gli sms. E se non ti hanno messo nella lista nera, tu li ricevi. E
lei riceve, lui riceve questa, la sblocca e la sera fa 3 foto. Quindi non è che ne fa un catalogo, 3 foto. Prima di inviargliele gli dice: le cancelli? Certo, le c'ho solo tu, le cancelli. Sì, sì, tranquilla amore, mandemmele. Lei gliele manda. Oh, ma sei bellissima, grazie. Il ragazzo, non resistendo, gliele doveva fare vedere all'amico del cuore. Gliela manda via WhatsApp all'amico del cuore. Guarda che bella, guarda, a me. Vantandosi, le vanterie stupide che solo i maschi sanno fare, perché noi maschi, scusi preside, siamo un po' imbecilli su queste cose. E allora, guarda, lui le cancella secondo voi? Le invia l'amico a 77 contatti WhatsApp la sera. Cioè 77 contatti quella sera hanno quelle 3 foto. L'indomani quelle 3 foto sono pubblicate su un gruppo Facebook di oltre 3.000 ragazzi di 3 noti licei catanesi. Ma non sono solo le foto. Sono solo delle immagini, la didascalia, nome, cognome, perché bisognava identificarla questa bambina. Quindi i genitori arrivano devastati da noi e noi iniziamo a correre. Chiudi gruppo WhatsApp, identifica chi li ha messi, Facebook, identifichiamo chi ha messo queste 3 foto. Divulgazione di pornografia minorile, reato grave, si va in galera. Troviamo chi? Tutti, 77, oltre ragazzi, i primi 2, anche gli altri 77 che sul telefonino di WhatsApp se l'erano scambiati. Prendiamo tutti questi ragazzi, costiamo tutti i telefoni. Segnaliamo alla Procura della Repubblica oltre 120 ragazzi minori per detenzione e divulgazione di pornografia minorile. E allora, vedete, qui, io perché ve lo racconto? È una brutta storia. È una bruttissima storia, abbiamo perso noi della polizia, la prima la vittima, perché dovete sapere che il genitore, questa ragazzina è stata una delle prime ragazzine vittime di cyberbullismo al femminile. Al femminile. Perché non è che le ragazzine, voi ragazzine, dal visi d'angelo, i visi dicono poco. I divisi dicono poco. Perché questa ragazzina è stata vittima su Ask e su un gruppo Facebook, oltre a tutti i vari messaggi WhatsApp, di offese e diffamazioni da parte di un gruppo di coetanee della stessa scuola, massacrante, con epiteti che voi vi potete immaginare, no? Classico episodio di cyberbullismo. Tutte ragazzine erano. I ragazzi, qualcuno gli ha mandato qualche messaggio: ci stai con me, vieni con me. Le altre ragazzine invece offese e diffamazioni gravi. Ha dovuto cambiare non solo scuola, comune di residenza. Il padre mi disse un paio d'anni fa, dice: guardi, sono, perché poi è stata seguita una psicoterapeuta perché si rifiutava di mangiare, si rifiutava di uscire, di andare a scuola. Questo è uno dei casi. Fortunatamente non siamo arrivati ai suicidi, che voi conoscete, no, dalla cronaca, ma il fatto è grave. E ripeto, alla fine tutti sconfitti. I cyberbulli, tutti segnalati, denunciati, sospesi, sconfitti anche loro alla fine. La polizia ha perso. Dice: ma che c'entra la polizia? No, c'entra, lo dico sempre. Non siamo riusciti non solo a bloccare immediatamente, perché era impossibile, noi siamo intervenuti subito, ma incontrando voi non sono riuscito, non siamo riusciti a farci capire. Era una delle scuole dove eravamo andati, quindi evidentemente non siamo riusciti, non siamo stati efficaci. Hanno perso chiaramente chi? La vittima. La vittima è vittima, è la prima. E allora pensiamoci, non è un gioco. Io dico, su questi terreni si può vincere solamente se ci sono i momenti di riflessione. Poi è chiaro, noi, questo è pleonastico, siamo sempre con voi. C'è la polizia
non lo dico per slogan, è sempre vicino a voi, chiamateci, inviateci, non volete dirlo ai genitori, c'è qualche situazione, segnalatecelo immediatamente. Per gli insegnanti il discorso è diverso, perché in merito a un altro episodio, sempre di sexting, non è questo che vi ho raccontato, di un video che girava in una scuola, fortunatamente siamo riusciti a beccarlo subito, a bloccarlo, di due ragazzini della stessa età che avevano momenti di effusione, e un terzo ragazzino furbetto col telefonino nascosto riprendeva tutto, siamo riusciti a bloccarlo. Ma lo sapete cosa ci ha detto una delle insegnanti? Perché noi l'abbiamo saputo dai genitori. L'insegnante che l'aveva detto, sì, io l'ho visto, ma non era stato girato a scuola. Era fuori dalla scuola. Che significa? Significa nulla. È chiaro, non tutte le insegnanti darebbero mai questa risposta, è un caso. Ma questo per dire, gli insegnanti hanno un ruolo importantissimo, lo so, è stracarico di responsabilità, di cose, ma è quello, ognuno deve fare il suo, noi ci prendiamo le nostre, gli insegnanti si devono prendere le loro. E voi, chiaramente, che siete il perno attorno a cui non ruota tutto, dovete essere... Sì, dovete essere gli osservatori, dovete essere coloro, ora siete coloro che porteranno la voce ad altri di queste riflessioni, di questi, non dico insegnamenti, ma di questi racconti. Grazie. Grazie, dottore. Allora, prima di passare le domande dei ragazzi che hanno preparato, volevo lasciare un attimino la parola all'assessore Morale per un saluto e al dirigente Aurilio della commissariato di Avola, se vuole, va bene, ok, anche per informare i genitori che qualche giorno fa il dirigente Aurilio assieme agli altri dirigenti della commissariato di Noto e di Pachino, con loro inizieremo un progetto chiamato Blue Box, quindi un progetto che riguarda il disagio giovanile. Quindi, come lei diceva, dirigente, la polizia sta sempre dalla nostra parte, è sempre qui con noi, e come diceva il dirigente Aurilio, basta segnalare, bisogna segnalare. Qualunque cosa accada bisogna segnalare, perché mi è piaciuta la parola che ha detto anche la dottoressa Malandrino, che non ci siamo solo per arrestare i ladri o gli spacciatori o la gente cattiva, ma anche per ascoltare, per aiutare, per incoraggiare anche i genitori. Quindi un saluto da parte dell'assessore Morale, che è l'assessore alla legalità. Ecco. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vi porto i saluti da parte del sindaco, che si scusa per non essere presente oggi, e da parte di tutta l'amministrazione. Ovviamente la mia presenza oggi testimonia la grande importanza che noi come amministratori diamo a questo tema, un tema abbastanza attuale, delicato, che coinvolge soprattutto voi giovani. L'unico consiglio che mi sento di darvi, anche perché il dirigente è stato abbastanza esaustivo in quello che ha detto, è quello di comunicare soprattutto con gli adulti. Loro sicuramente hanno più esperienza di voi in queste cose. Gli adulti possono aiutarvi, parlo dei genitori, parlo di un fratello maggiore, parlo di uno zio, parlo dei vostri insegnanti o allenatori se fate qualche tipo di sport. Quindi non vi fermate, non state nel silenzio, la comunicazione e la parola è l'arma che può salvarvi da questa cosa. E inoltre, oltre ad aiutare voi stessi, se per caso siete vittime di queste cose, chiedo di aiutare pure i vostri compagni. Se siete a conoscenza di qualche atteggiamento che possa pregiudicare qualcuno dei vostri amici, parlatene sempre con gli adulti. Cercate di aiutare non soltanto le vittime di questo fenomeno, ma cercate di aiutare anche i cyberbulli, perché anche loro sono comunque hanno bisogno di essere aiutati, anzi forse più degli altri. Il problema nasce appunto da loro.
A parte questo, volevo ringraziare il nostro dirigente, volevo ringraziare il commissario Aurilio, il dirigente quindi del commissariato di Avola, il preside Navarria e tutti i docenti e i professionisti che si sono dedicati a voi in questo progetto. Anzi, benvengano progetti di questo tipo e noi amministrazione saremo sempre aperti a questo tipo di progetti. Grazie mille e buona continuazione. Ok, adesso dirigente, la bella sarà lei ad essere interrogato. Ecco, poco fa ha interrogato i nostri alunni, adesso saranno loro, faranno tre semplici domande di chiarimento. Allora, i ragazzi che fanno le domande, Giovanni, se prendi il microfono così ti ascoltano tutti. Rispetto agli anni precedenti, secondo voce Giovanni, forse... rispetto agli anni precedenti, secondo lei il fenomeno di cyberbullismo è aumentato? Sì, assolutamente, l'ho detto prima. Uno dei motivi per cui è aumentato, ma penso che mi sentono anche voi. Sì, infatti. Uno dei motivi per cui è aumentato è un effetto domino difficile da fermare se non c'è un'attività forte di informazione, di prevenzione che parte appunto con progetti e che riguarda le scuole. È sicuramente aumentato, vuoi perché anche si denuncia chiaramente di più, quindi vengono fuori, ma i motivi sono quelli che vi ho illustrato prima. C'è una propensione perché si pensa di essere anonimi, la facilità, c'è un effetto chiaramente catena di Sant'Antonio, per cui i numeri purtroppo al momento speriamo di invertirli, è chiaro, perché se non riusciamo a invertirli nei prossimi anni ovviamente è una sconfitta per tutti. Allora, gli adolescenti bulli diventeranno adulti consapevoli del loro comportamento se non saranno aiutati a riconoscersi come tali? Questa è una domanda a cui io difficilmente so dare una risposta chiara perché l'ho fatto come premessa. Sono un poliziotto, quindi non seguo dinamiche che possono riguardare più che altro gli psicologi, gli studiosi dei comportamenti. Io non so se un cyberbullo da adulto sarà una persona, è chiaro che però parte male. E parte malissimo, quindi già sta partendo male. E come in tutte le cose, e qua io richiamo chiaramente ai genitori, perché non possiamo scaricare tutto verso le scuole. Io una delle cose che dico, non l'ho detta oggi, non ne ho parlato perché il palcoscenico è chiaramente tutto fatto da ragazzi, ma quando incontro gli adulti ricordo sempre che lasciare solo un ragazzino, soprattutto se preadolescente, quindi quei ragazzini, quei bambini di 8-10 anni, soli davanti a un dispositivo, è una mossa, non dico azzardata, ma pericolosissima. E dice, ma che cosa possiamo fare? Controllarli. Lo so, voi non sarete d'accordo. I vostri genitori vi controllano? Cioè non hanno accesso, non hanno accesso chiaramente a quello che c'è. A un 14enne, 15enne la montata bimbi è azzardata. La protezione. Vi dicevo prima, parlo di me che è più semplice. Mio figlio, il piccolo, 7-8 anni navigava. 2 anni fa, quindi a 9 anni. Sua madre, chiaramente io gli ho detto sempre devi controllarlo, vai lì, guarda questo, guarda lì. Qualche volta quando potevo davo io una guardata. A un certo punto un giorno sua madre mi dice senti ha messo la password e ogni volta che provo, anzi ha cambiato la password perché prima la conosceva, e ogni volta che provo a digitarla scatta il flash. Qualcuno ha capito di che stiamo parlando? Sì, in pratica c'è un'app che protegge chi la password e scatta la foto a chi tenta di violarla, inviandola nella propria email. Io ho detto, vabbè, poi quando vengo risolviamo. Abbiamo risolto chiaramente facendoci, e mi sono fatto spiegare da mio figlio, scusami, ma tu come fa? Dice, no, ma io l'ho messa perché così il fratello grande
non andava a controllare, secondo me lui sapeva di sua madre. Nella sua email abbiamo trovato tutte le facce di sua madre che provava 3-4 volte. Ma come ci sei arrivato? È un genio? No. Dice: papà, tu mi hai spiegato sempre che devo aggiornare l'antivirus. E io sono andato sull'app dell'antivirus, stavo aggiornando, mi è comparsa una finestrella e in questa finestrella mi dicevano: vuoi proteggere la tua password? Io quindi l'ho protetta. Mi sono installato quest'app che se uno sbaglia fa la foto e me la manda nella mail che mi hai creato tu. Cosa gli vuoi dire? Aveva ragione. Quindi è chiaro che l'educazione, il controllo dei figli è fondamentale. Poi se cresceranno male, io credo di sì, perché chi è stato cyberbullo, se poi non ha momenti di correzione da qualcuna delle agenzie, vuoi sia la famiglia, vuoi sia la scuola, e allora qualche problema ci sarà. L'ultima domanda è: secondo me comunque il contesto familiare in cui cresce il ragazzino è fondamentale, perché è il gruppo primario che conta. Io lo so, sta difendendo la sua categoria, io le do anche ragione, così come i genitori molte volte, vi ho detto quegli episodi dei 70 che abbia, dei 120 che abbiamo chiamato in ufficio, denunciato, guardate che gli atteggiamenti di molti genitori non erano educativi, eh? Ma che ha fatto? Di protezione, di difesa, che orribile. Quando noi chiamiamo un minore per interrogarlo per episodi, vuoi la diffamazione, la sostituzione, i genitori tendono: vabbè, madonna mia, con tutte le cose importanti che avete anche con i bambini. Ecco, è un atteggiamento, una risposta gravissima. Che cosa ci vogliamo aspettare poi lì? Io non voglio fare polemica, perché anche a scuola i genitori arrivano a difendere il figlio quando ha torto sfacciato, quindi non danno un aiuto alla scuola, mentre la scuola fa tantissimo per loro. Allora, ascoltiamo l'ultima domanda. Qual è stato l'episodio di cyberbullismo che più lo ha scosso emotivamente? Non ho sentito. Vedete? È deleterio. No, ma è un messaggio dell'ufficio. Ma è deleterio. Io sono uno di quelli che ha una dipendenza No, ma io guardo in maniera grave. Penso che non dico di più, sennò la polizia mi fa passare di nuovo la visita attitudinale. Io lavoro con un episodio di cyberbullismo che più lo ha scosso emotivamente. Chiaramente quello che ho raccontato io del sexting mi ha scosso, è una parola, a noi tutto ci scuote, vedete, i poliziotti alla fine sono delle persone come tutti gli altri, quindi è chiaro che hanno un'umanità, hanno dei sentimenti, e soprattutto quando si ha a che fare con minori è, come dire, è brutto. Più che scosso, vi posso dire che ci sono stati episodi, soprattutto i primi. Tempo fa un ragazzino di scuola media viene col genitore, tra l'altro avvocato, il genitore dice: io voglio presentare una formale querela perché mio figlio, e il nome, il cognome di mio figlio viene sempre associato a un profilo su Facebook insieme a un epiteto offensivo del ragazzino. Noi lo segnaliamo, chiudiamo, Facebook lo toglie e si riattiva subito un altro. Lo togliamo e se ne riattiva subito un altro, con fotomontaggi veramente squallidi. Tra l'altro c'era stato un tantam in questa scuola media per cui questo ragazzino veniva etichettato in una certa maniera. Brutto. Voi non so se avete seguito il ragazzo dei pantaloni rosa, è stato uno dei casi dei cyberbullismo, c'è la madre che gira da testimonial, un altro dei ragazzi di cyberbullismo che ha portato poi al suicidio di questo ragazzo, romano. Ad ogni buon fine, questo ragazzino veniva sempre, ma non sto parlando di 2-3 volte, decine. Il genitore non ce l'ha fatta più, è venuto da noi. La cosa che più, diciamo, ha colpito anche gli interessati era che a creare questi profili, perché non è stato difficile risalire all'identità di chi creava, erano due dei suoi migliori
amici. Il genitore stentava a crederci, ma anche il ragazzino a cui poi dice il genitore, glielo ho detto, dice non ho avuto niente, ma vengono a casa mia, giocano assieme. C'erano i migliori, ovviamente migliori a questo punto tra virgolette, amici. Questo per dirvi, e non è un episodio di cyberbullismo, certo che lo è. Allora, se ci sono altre domande, soprattutto anche da parte dei genitori che ringraziamo oggi di essere qui, perché è bello che questa esperienza è stata sia prima condivisa a Caltanissetta con alcuni dei genitori che vedo anche qui presenti, quindi li ringrazio che sono venuti con noi, ma anche voi che siete qui. Quindi mi farebbe piacere, c'è una domanda. Ecco, prego. E volevo ringraziare sia il preside che il dottor Di Bella, da genitore. La mia domanda è questa, forse un po' più, vogliamo un po' più alto. Se c'è responsabilità da parte, tra virgolette, della politica sul controllo di queste aziende, di social piuttosto che di comunicazione. Faccio un esempio banale. Se io devo andare a comprare della verdura, ci sono delle normative ben precise che ci dicono quanto fitofarmaco ci deve essere. Ma la politica potrebbe gestire questi mezzi tecnologici, il trovamico più vicino, ad esempio, giusto per fare questo esempio, e quindi bloccare, tra virgolette, o dare delle regole. O queste aziende californiane piuttosto che di altre zone sono così potenti, così grandi multinazionali che fatturano così tanto che la politica si arrende, se c'è questo. Grazie. Il discorso è molto alto perché lei avrà seguito il G7 che si è svolto l'ultimo che si è svolto a Capri. Sono stati invitati gli amministratori delegati di Facebook, Google, Twitter, cioè quindi hanno partecipato, si è riconosciuto a questi colossi un'entità giuridica importante. Non è così semplice. Facebook, sempre per citare loro, ma anche Google come motore di ricerca, non sempre aderisce alle richieste che fa l'autorità italiana, perché hanno una legislazione, obbediscono a una legislazione che sta in California, statunitense, la diffamazione. Se lei pensa di perseguire qualcuno su Facebook che con un profilo falso magari la sta diffamando, capirà le difficoltà di arrivare alla reale identità di quel soggetto, perché la società statunitense non dà collaborazione in questa materia. E noi abbiamo grosse difficoltà non solo in episodi di cyberbullismo, ma per dirne una, sul G7 si parlava di questo, del terrorismo. La Polizia Postale Italiana è l'organo che, al di là della pedofilia, deve fare il monitoraggio dei siti di ispirazione terroristica. Quindi la necessità di rivolgersi poi a società che, l'ho detto prima, non ci sono i confini, ma nel momento in cui vengono reclamati però rispetto delle leggi, i confini iniziano a esserci. Cioè no, ma la società ha sede a Palo Alto, quindi risponde solamente a leggi federali statunitensi e a leggi nazionali californiane. Punto. C'è un tentativo, gli sforzi ci sono. Io ve l'ho detto, la legge ad esempio sul cyberbullismo all'articolo 2 dà la possibilità da parte del genitore del minore di fare istanza e poi eventualmente interviene anche il garante. I risultati ovviamente possono non essere così netti come quelli che speriamo, però chiaramente la strada deve essere perseguita. Oggi ad esempio Facebook ha lanciato una in via sperimentale, credo per ora in Australia, ma spera di estenderla,
una possibilità di togliere immediatamente tutte le fotografie erotico-sessuali riconducibili sul social a fenomeni di estorsione sessuale, la sextortion. Quindi è chiaro che poi l'estensione anche a possibilità su episodi di cyberbullismo si potrà avverare. È un percorso, quindi, ma di certo, diciamo, è di soluzioni immediate. E la politica in parte si sta impegnando, non possiamo dire, la legge ne è testimone. Cioè obbligare quello a togliere i contenuti, ma lei come glielo obbliga se quello non sta qui? Io volevo dire un'altra cosa, mi intrometto nel suo discorso. Internet, rispetto alla nascita, quando sono nate le prime pagine HTML che venivano compilate a mano, ha cambiato i suoi aspetti totalmente, perché siamo andati verso un apprendimento semantico della rete. Che cosa vuol dire? Significa che i siti apprendono e ripetono, in poche parole, le nostre azioni. Quindi quando visitiamo una pagina, già Google ad esempio sa, questa è la semantica della rete, sa dove vogliamo andare, perché già ha appreso da noi, conosce perché ci siamo loggati all'interno di... Lo stesso succede con Facebook e con gli altri social. Quindi stiamoci attenti anche a fare le piccole cose, perché la rete già ci conosce. Non so se... Bene. No, è tantissimo il Grande Fratello, lo possiamo dimostrare già digitando su Google una parola, sa bene dove vogliamo arrivare, sì. Quindi ci riconosce. Allora, se ci sono altre domande, se no, ecco, finiamo... Io volevo dire l'ultima cosa, non lo dice il commissario Aurilio, lo dico io. Mi sostituisco al commissario, posso? Ragazzi, segnalare qualcosa non significa denunciare. Segnalare qualcosa alla polizia non significa attivare già un procedimento penale o quant'altro. Quindi, se avete qualcosa, avete notato qualcosa di importante, segnalatelo. Non lo volete segnalare alla polizia, segnalatelo a me. Poi ci penso io, in formato anonimo, a segnalarlo alla polizia. Non sto parlando di denunce, ma sto parlando di segnalazioni. A volte una piccola cosa può servire a scoprire qualcosa di molto più grande. Sono stato chiaro? Quindi segnalate nel caso in cui avete qualche dubbio, qualche sospetto, qualcosa. Segnalatelo anche a noi, a scuola, professore Cataudella, a me. La cosa migliore è segnalarlo alla polizia, che attiva immediatamente le indagini, ma non significa coinvolgervi direttamente, a meno che non siete coinvolti in quella situazione. E io vi ringrazio per questo. Bene. Quando sarà inaugurata l'app, diceva dirigente? A febbraio dovrebbe essere estesa a tutte le province. Bene, quindi se a febbraio, magari poi ci mettiamo d'accordo con il commissario per dare risalto anche qui a scuola, per questa, anche all'interno del progetto Blue Box, sì. Anche per farla conoscere ai ragazzi. Allora, adesso finiamo. Ringraziamo allora il dirigente, gli ospiti, i professori. Facciamo un applauso. I professori di accoglienza, la professoressa Viviana Oddo e tutti gli altri giovani ragazzi che oggi sono stati qui con noi. Prima di andare via, l'idea, intanto i genitori e gli ospiti saranno ospiti dal preside giù per un caffè, un biscottino. I ragazzi rientrano in classe e prima di andare via facciamo tutti una foto fuori con gli striscioni, quindi come foto ricordo. Andiamo tutti ci fuori con la foto. In cortile.